Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Coach Neven Spacchia, è terminata la pre-season. Com'è andato questo primo mese di lavoro? Qual è il tuo giudizio sulla squadra in questo momento? A che percentuale siamo? Penso che abbiamo lavorato bene, prestagione ha finito più o meno come hanno finito tutte le squadre, siamo in settembre, non si può fare una conclusione di tutto che abbiamo fatto, dunque sono ottimista perché vedo giocatori, un gruppo che fa tanto, che si impegna, che lavora forte e penso che abbiamo una capacità per giocare pallacanestro buono. Adesso state già preparando la prima di campionato, come vedi la squadra impegnata verso questo debutto importante contro una squadra forte come Tortona? No, loro sono veramente forti, però noi abbiamo qualche giorno di più per preparare questa partita, però per me è molto importante che ogni torneo abbiamo fatto un passo di più, speriamo anche questa partita. Iniziamo senza giocatrici importanti. Un giudizio su questo primo mese di lavoro e come vedi su questo imminente inizio di stagione? Siamo molto contenti delle ragazze che abbiamo, sapevamo che i primi mese e mezzo ci sarà da soffrire molto, anche con l'assenza poi di Santucci sarà da soffrire ancora di più, però come sempre i campionati si decidono ad aprile-maggio e per cui un po' alla volta costruiremo la nostra identità. Abbiamo delle cose molto positive, siamo altrettanto positivi, anche realisti del lavoro che c'è da fare, però devo dire che abbiamo un buonissimo feeling di questa squadra. Cosa pensi della competitività di questo campionato dal punto di vista proprio dei roster che sono stati costruiti? Allora, credo che lo dividerei in due cose. C'è un campionato che si è alzato molto il livello, perché ci sono squadre come Ragusa, che è una squadra che può arrivare tranquillamente nelle prime, c'è Campobasso che è una buona squadra, c'è Geas che è una buona squadra, quindi secondo me le prime posizioni non saranno così definite come lo scorso anno, ci possono essere anche degli outsider per inserirsi nei primi quattro posti e poi è un po' un campionato strano perché giocare un campionato a 13 non me lo sarei mai aspettato, ma è avvenuto. Non è una grandissima scelta e certamente non fa bene alle ragazze e a quelle che soprattutto dovranno star ferme per 15 giorni.